benvenuti a uno dei nostri incontri più attesi. Grazie a tutti voi che da questa mattina, io sono arrivato alle 8:30 e subito dopo ho visto le persone in fila, quindi grazie per la pazienza. Credo che sia, come dire, un'attesa che sarà stata utile nel poter assistere a questo incontro così importante. Sono contento per più motivi. Uno, perché Piero Angela, grandissimo, grandissimo maestro dell'alta divulgazione, fa un mestiere abbastanza vicino a quello che è il mio primo mestiere in Treccani. Anche noi cerchiamo di fare alta divulgazione. Da lui abbiamo imparato moltissimo, soprattutto rispetto ai nuovi strumenti per diffondere cultura e farlo con attenzione, con serietà. Ma anche devo moltissimo a Piero Angela, che l'anno scorso si espresse con chiarezza in difesa del nostro Salone di Torino. Gli dobbiamo tutti moltissimo, perché lo fece con coraggio e convinzione. Devo ringraziare Alessandro, che lavora in un'associazione importante, la CICAP. Anche loro dal 1989 con attenzione cercano di farci capire come orientarci nel mondo della scienza, nel mondo delle notizie, come riconoscere una notizia vera. Questo è importante, oggi è di grandissima attualità, loro lo fanno da molti anni ed è un servizio importante per la scienza e per la cultura. Un ringraziamento anche a tutto il mondo della Lavazza, che è vicinissimo al nostro salone, lo fa con attenzione, sensibilità, promuove avvenimenti e incontri come questo, ma anche moltissimi incontri nel salone e nel salone off. Grazie a tutti voi, grazie a Piero Angela davvero per questa grandissima opportunità e buon ascolto. Buongiorno, buongiorno a tutti. Beh, l'incontro con oggi con Piero Angela copre la sua straordinaria vita e carriera e i due libri di cui parliamo oggi, che sono appunto Il mio lungo viaggio e Un viaggio all'interno del viaggio, che è quello nel mondo del paranormale, sono due, questo è un piccolo capitolo molto grande e questo è proprio tutta la tua storia. Piero, tu sei torinese, è una città che ami da sempre. Dunque, io non solo sono torinese, ma ho fatto delle ricerche per cui risulta che la mia famiglia, di padre in padre, una volta si potevano, non so se oggi si possono ancora fare, le ricerche attraverso le parrocchie, e risulta che i miei antenati sono della provincia di Torino perlomeno dal 600, quindi credo che più torinese di così. Perché è una ricerca curiosa. Una volta tu andavi, quando nasceva un bambino, il padre andava alla parrocchia a denunciare la nascita e dice: oggi tal dei tali, quindi veniva segnato, è nato Francesco, che è figlio di, nato a, anche il padre ti dicevano a quando era nato e dove era nato. Quindi tu andavi a vedere nel paesino dove era nato lui e trovavi il nonno, è nato a... E andavi indietro. E, tranne che poi nella parrocchia fosse stato un incendio, un allagamento, dovevi fermare. Per dire, sono torinese, ho fatto i miei studi al D'Azeglio, un po' anche all'Alfieri quando era sfollato a Lanzo. Come andavi tu a scuola? Dunque... è stata un'onda. All'elementare ero bravissimo, ero non il primo della classe, ma il secondo. Secondo, il primo della classe era il conte Pier Vittorio Barbiellini Amidei, che aveva diritto, forse. Era molto bravo e aveva il De Agostini. Il De Agostini era quel libretto rosso dove c'erano tutte le informazioni, tutte le cose. Poi ho cominciato a declinare, perché ho trovato lo studio molto noioso. E credo che forse il mestiere che faccio oggi e il modo in cui lo faccio è dovuto proprio al fatto che ho sempre considerato l'insegnamento una punizione. Non solo a scuola,
ma anche nella musica. Io avevo una vocazione forte musicale e anche perché il mio compagno di scuola, l'amico del cuore, si chiamava Lodovico in onore di Beethoven. Ah, penso. Perché il padre era critico musicale alla Gazzetta del Popolo, facevamo le domeniche insieme andando in bicicletta a Rivarossa e naturalmente lui era avviato una carriera di concertista, divenne un bravo concertista e purtroppo morì giovane con il suo trio in una tournée all'estero, cadde in Bulgaria con un aereo e morì. Però diciamo io avevo cominciato a suonare, a studiare pianoforte con una maestra che mi insegnava le scale, gli arpeggi, e allora quando veniva sia io che mia sorella ci chiudevamo in bagno per non vederla. C'è più. A un certo punto la cosa è finita lì, i miei genitori si sono rassegnati, però il pianoforte era rimasto e allora io ho cominciato a suonare per conto mio. E di lì sono diventato un bravo pianista jazz, perché nel frattempo questa musica era arrivata in Italia, c'erano i primi complessi che si formavano. Noi abbiamo creato con i compagni dell'università una band e siamo andati anche in giro a suonare pagandoci le vacanze d'estate. E io a un certo punto sono diventato un bravo pianista jazz. Poi io mi sono iscritto a ingegneria. Sempre qua a Torino. Se non che qui in prima fila c'è un uomo che ha cambiato il mio destino, Gigi Marsico. Lui lavorava al giornale radio all'epoca. Parliamo di che anni? E era anche lui appassionato di jazz. Allora mi disse, senti, perché non facciamo due documentari sulla storia del jazz? Visto che tu sei anche molto competente. E abbiamo fatto queste due cose, un po' creative, e mi sono impadronito anche un po' delle tecniche, inventando insieme a lui tante cose di altro tipo, di quelle tradizioni. Insomma, a un certo momento dici, ma... E cominciai anche a collaborare scrivendo dei piccoli testi, ma per divertimento. E mi disse, ma perché non prendi in mano un microfono e provi a fare anche tu questo mestiere? E io dissi, no, ma guarda, questo è un mestiere che non so certamente fare. E gli disse, però conosco uno studente, uno che si laurea in matematica, molto bravo. E dissi a questo Mario Pogliotti, che alla RAI si stava allargando la redazione, e lui si presentò. E mi presentai anch'io, così tanto per fare un'esperienza. Fummo ritenuti abili, ma messi da parte, poi in attesa di eventuali possibilità di lavoro. E poi d'estate mancava gente, insomma abbiamo cominciato a fare servizietti. Funzionava. E quindi a un certo punto le cose sono andate avanti. Questo prima ancora che arrivasse la televisione però. Non c'era la televisione. Stiamo parlando degli anni 51-52. Poi successe che per una sostituzione, dopo 3 anni che lavoravo alla RAI di Torino, alla radio, perché la televisione prima di me la fece mia moglie, che era una danzatrice, e fece con una compagnia di danza classica degli spettacoli televisivi. Mi andai a fare una sostituzione di 3 mesi a Parigi e lì rimasi 9 anni e lì cominciò a svilupparsi il telegiornale, quindi diventi corrispondente del telegiornale e poi le cose sono andate avanti. Sono tornato a Roma per avviare la conduzione del nuovo telegiornale, fatto non più con speaker, con annunciatori, ma con giornalisti, insieme a Andrea Barbato ci alternavamo. Ecco, questa è un po' la storia. Siamo a metà anni 60 però, fine 67. 68. 68. Sì.
E nel frattempo ero andato molto in giro e avevo cominciato a fare documentari, cose che ho fatto in seguito. E poi quando sono arrivato a Roma, a un certo momento, siccome avevo seguito tutto il volo, tutti i voli del programma Apollo, e lì scoprì non solo la tecnologia spaziale, ma la ricerca di base in un centro vicino a San Francisco che si chiamava e che si chiama Ames Center, dove studiano l'origine della vita per capire la possibilità che si sia accesa anche su altri pianeti. E lì era tutta la ricerca di base, biochimica, paleontologia, neurofisiologia. Ho detto, questo è quello che voglio fare da grande. E lì è stata l'altra sliding door che si è aperta e ho fatto da allora solo più scienza, divulgazione scientifica, tecnologica, ambientale. Quark in che anno è arrivato? Quark è arrivato molto dopo, nell'81, perché nel frattempo io avevo fatto molti documentari sull'ambiente, perché era l'epoca del Club di Roma, con gli allarmi sull'atmosfera, gli oceani, le risorse. E tra le altre cose feci un'inchiesta su questo libro, perché qui vedo in gran parte sono tutti giovani, non ci sono tante teste bianche. Ma qualcuno, cioè... qualcuno. Chi ha i capelli bianchi ricorda il Rischiatutto di Mike Bongiorno. Rischiatutto aveva tra i concorrenti un certo dottor Inardi, Massimo di Bologna, Inardi, sì, sì. Che era una persona molto simpatica, che concorreva su Mozart. Però parlando con Mike Bongiorno gli spiegava che lui era presidente di un circolo di parapsicologia a Bologna. La parapsicologia era una cosa di moda allora, cioè telepatia, psicocinesi, chiaroveggenza. Certo. E tra l'altro pensa che per una serie di strani eventi poi la parapsicologia era stata accettata come parte, come socia, dell'Associazione Americana per il Progresso della Scienza. Tu lo sai benissimo. Poi dirò due parole su Massimo Polidoro. Era stata Margaret Mead, pensa. Ma quella lì era già una matta. Allora, poi si sono accorti che, guarda qui, Wheeler, ricordo, fece una sfuriata, dire, ma siete impazziti. Insomma, ci fu molta difficoltà a fare marcia indietro. E allora, sai, queste cose qui straordinarie, perché riesci a leggere nel pensiero, vedere attraverso i muri, prevedere il futuro, guarire le persone. Ma è come dire, tu sei partito per questa inchiesta, questo viaggio nel mondo del paranormale con un atteggiamento aperto. Open mind. Però, come si dice... con la mente aperta, ma non così aperta che il cervello caschi per terra. Appunto. Sono andato a vedere, guarda, è durata tantissimo tempo questa inchiesta, che poi si è tradotta in 5 serate televisive. È andato a vedere sia quelli che sostenevano la realtà del fenomeno, sia quelli che la contestavano. È la prima volta che si sentiva la voce di chi era scettico. Sì. Questa cosa creò uno scombussolamento in questi circoli. Però molti capirono che effettivamente avevo ragione io, che non c'era niente. E si dissociarono. E questi li chiamavano i pierangelisti. E abbiamo anche un episodio interno, non so se possiamo... Senza fare nome, ma possiamo senz'altro dirlo. Quando ho finito il libro, non vi dico tutte, non dico le critiche, ma le minacce incombenti. Io la sera quando uscivo, quando rientravo, strisciavo lungo il muro dopo aver parcheggiato la macchina,
perché per alcune persone era come veramente aver sconsacrato la loro religione. E ci fu però una persona molto intelligente, ben documentata, che fece su una rivista antica dell'Ottocento, di metapsichica, fece una critica puntuale di questo libro, che si chiama Viaggio nel mondo del paranormale, perché è tratto dalla trasmissione. Sì. E di 40 pagine. E anche di più, sai. Anche di più. Allora io dissi, questo è qui finalmente uno che parla di cose che conosce. Dice cose sbagliate, però, e gli risposi con un altro articolo di 40 pagine. Che abbiamo messo in questa edizione. Sì. Sulla stessa rivista. Sapete che è successo? Che questa persona qui ha cambiato idea e si è iscritto agli scettici. Cosa che mi ha fatto molto. Perché è difficilissimo quando uno è convinto di una cosa e scrive addirittura questo modo, però dimostra che è una persona intelligente e dice, ma effettivamente io ero molto ben documentato e quindi lo avevo convinto. E così questa roba me la sono trascinata dietro, non ti dico per quanto tempo, qui sulla stampa di Torino uscì a un certo punto una serie di articoli di personaggi che prendevano posizioni da una parte e dall'altra, anche perché nel libro io citavo un'icona di Torino che è Gustavo Roll, e dicendo che non c'era nessun fenomeno lì. E quindi questo scatenò un'altra cosa. E tu eri stato a casa di Roll? E sono stato due volte, dicendo onestamente, guardi, io sono un osservatore, e quindi non sono né un credente, però open mind, e mi faccia vedere, e racconto il mio incontro molto deludente. E tra l'altro poi voi avete pubblicato un libro di Tomatis, Mariano Tomatis, sì, in cui lui mostra che questi fenomeni, esaminando tutte le testimonianze, si vede che non concordano, e quando sono dello stesso evento raccontano storie diverse, come sempre succede. Ma non solo, ma che molte di queste cose sono nel repertorio dei prestigiatori. Certo. Perché Silvan, famoso Simsalabim, ha sfidato molte volte apertamente Silvan. Certo che è socio emerito del CICAP anche lui, certo. Tra l'altro c'è una cosa divertente, che c'era un programma all'epoca che si chiamava TG Luna, che era una rubrica del telegiornale, e c'era un giornalista all'epoca che invece era convinto di quell'esistenza di questi poteri, e è andato a casa di Silvan dicendo, lei dice che sa leggere nei libri chiusi come Roll, allora me lo faccia vedere. Allora Silva dice, vabbè, scelga un libro sulla mia biblioteca. E questo giornalista sceglie un libro, lo mette davanti alla sua telecamera, ha aperto la telecamera, e allora indichi, qui c'è il titolo di un paragrafo. Allora, cosa c'è scritto qui? Silva ha fatto un po' di scena e gliel'ha detto. Questo è rimasto sbalordito. Poi io ho chiesto a Silva, ma come hai fatto? Questi trucchi del mestiere. Segreti del mestiere, certo. Però, parlando poi con tante persone, ho capito che ci sono almeno 6-7 modi per leggere i libri chiusi. Lui è un prestigiatore bravissimo, tra l'altro, perché c'è una storia molto bella da raccontare. Quando io feci questo programma, al fondo del libro, e quando feci anche il libro, raccolsi una serie di firme di scienziati di altissimo livello che mi diedero forte sia per
accreditare quello che avevo scritto, ma anche per creare un modo, un gruppo che fosse di riferimento nell'informazione. Quindi non era ancora il CICAP, era un comitato, e in questo comitato c'era Amaldi, Margherita Hack, Silvio Garattini, c'erano la Levi Montalcini, cioè tutto il fior fiore di scuola italiana. Però questi scienziati, alla fine, avevano un lavoro, quindi si interessavano. Sì, ma Amaldi ha fatto di più, Bovè, che anche lui era un premio Nobel, ha fatto delle cose. Ma occorrevano due giovani che potessero fare questo. E ho scoperto due giovani straordinari. Uno, casualmente, leggendo dei elaborati che mi avevano chiesto di vedere di scienze, di liceo, e poi Massimo Perdoro, per un'altra circostanza fortuita, perché aveva scritto una lettera dicendo ma qui bisogna fare qualcosa. Ed era venuto a Roma proprio quando c'era James Randi, il famoso illusionista, indagatore di misteri. Certo. E ho detto a James Randi, senti qui, mi sembra che sto giovane sia molto in campo. Allora perché non lo prendi per te? E lui si è portato in America, dove è stato un anno, a fare anche il suo assistente. Sì, sì, sì. Poi quando è tornato ha detto, ma però tu ti devi laureare, e si è laureato in psicologia. Sì. Poi ha fatto anche insegnato, dove era Bicocca? A Milano, sì, psicologia dell'insolito. Psicologia dell'insolito. L'altro lo stesso, anche lui l'ho mandato. Lorenzo Montali. Sì, Lorenzo Montali, in una università, di Buffalo, dove c'era un gruppo fortissimo che faceva questa attività di scienze. Insomma, a farla breve, è uscito questo comitato che adesso ha sedi un po' in tutta Italia, ha tanti soci, fate una rivista, dico fate perché io mi sono tirato un po' dietro. Anche perché ho detto, ma io non posso fare questa cosa da solo. Certo. L'ho fatta per 10 anni. E devo creare una struttura che giri. E per fortuna ho trovato questi due giovani e sono loro che... ma siamo in tanti, questi sono tanti che presenti volontariato. Anche. Volontario, sì. Allora, l'ultima cosa vorrei dire, cioè, sì. Associatevi, iscrivetevi al CICA. Perché iscrivendovi al CICA troverete persone simpatiche, sarete soci insieme a premi Nobel, per tutta la gota, cosa. Vi divertirete un sacco, perché poi questa caccia, non è la caccia di stare, ma è andare a scovare, soprattutto farete un'opera di beneficenza, perché noi vediamo attraverso quello che succede oggi nel web, quante fake news passano, quante persone non hanno gli strumenti per capire, in particolare nella medicina, difatti si è sviluppata molto in questi ultimi anni, la parte della pseudomedicina. E abbiamo avuto la soddisfazione di essere non solo nominati, ha avuto il titolo di organizzazione ONG, senza fine di lucro, certo, senza fine di lucro. Ma anche di essere associati, dillo tu. Sì, con il Ministero dell'Istruzione, dove siamo stati riconosciuti come ente formatore, quindi riusciremo ad andare nelle scuole a portare un po' di spirito critico ai ragazzi, e poi collaboriamo con strutture e realtà e istituzioni come Istituto Superiore di Sanità, Istituto Mario Negri, Fondazione Veronesi, tante. Ecco, quindi diciamo, io credo che questa cosa ormai abbiata si è solidificata e rimarrà nel tempo. E questo libro che oggi presentiamo è un libro che io avevo scritto all'epoca, sì, ma che è stato aggiornato, ma
pesantemente. È diventato un libro, non so di quante pagine. 500 e più pagine. Con tutte le cose che nel frattempo sono... Però quello che è sempre attuale è proprio il metodo, lo spirito con cui si guarda a quello che sembra inspiegabile, no? Il metodo scientifico. Ecco, infatti la strada che ho seguito era quella di spiegare non il singolo fenomeno, ma il metodo per capire queste cose. Anche se ci sono tantissime storie, da Uri Geller ai guaritori. Lì dentro trovate di tutto. A un certo punto pensa, io sotto mentite spoglie, nessuno lo sa, ma sono andato insieme a James Randi in Israele a parlare col manager del, prima che Uri Geller, quello che piegava i cucchiai con la mente. Diceva lui. E abbiamo parlato col suo manager, perché lui faceva il prestigiatore, è venuto fuori. E gli, i suoi avvocati mi hanno minacciato 3 volte di... E per fortuna non è successo niente, perché ho capito lì cosa sono gli avvocati in America. Sì. Terribile. Infatti James Randi l'hanno perseguito. Certo. E abbiamo dovuto fare una colletta per pagargli il processo. E quindi se si arriva nelle grinfie di queste persone bisogna stare molto attenti. Però troverete tanti episodi curiosi, come anche degli scienziati seri e competenti, cadono facilmente nell'errore. Non basta essere dei personaggi né famosi, ma neanche proprio scienziati, premi Nobel che credevano ai fantasmi, che li fotografavano, che lo stesso Uri Geller credevano che davvero riuscì. Perché non è il loro mestiere quello di riconoscere l'inganno. E quindi serve l'esperto come James Randi, come Silvan, che vive creando l'illusione. Dunque, questo è stato una parte... Certo, solo un capitolo della tua vita. Negli anni 70, fine anni 70. E poi ho fatto tante altre cose che racconto in questo libro. Super Quark esattamente arriva negli anni 90 però. Super Quark, dunque Quark è cominciato nell'81, quindi 37 anni fa. E continua, tra l'altro riprendiamo i primi di luglio per 9 puntate. E vi posso anticipare una cosa curiosa, che sono riuscito a convincere il mio direttore a fare un programma anche sulla musica. E siccome però io mi sono sempre occupato di musica classica e di jazz, questi sono 2 tipi musicali che hanno un ascolto vicino a zero. Difatti non si vede mai in televisione un programma di musica classica o di jazz, se non nelle reti specializzate a tarda notte. Ma l'ho fatto, in realtà è un programma, un viaggio tra gli strumenti musicali, che andrà, pensate, questa è una trovata dalla rete, ma secondo me potrebbe anche andare bene, dopo Super Quark, ma questo altro programma, cioè due nella serata. Io so se la doppia dose di Piero Angela funzionerà. Vediamo. Comunque sarà così per le prime 5 puntate. Cioè doppia minestra. Programmazione, bene. Sì, sì, sì. Senti, invece al Politecnico qui a Torino tu stai facendo un'altra cosa. Sì, questa è una cosa alla quale avevo pensato da tempo, perché io ritengo che la scuola non prepari al mondo moderno, che è un mondo dove le cose stanno cambiando rapidamente e profondamente. Anche la scienza non viene insegnata nei licei e neanche all'università. Nei licei si insegnano le materie scientifiche, la matematica, la fisica, la biologia, la chimica, ma non si insegna la scienza, cioè il suo metodo, la sua etica, la pervasività. Quanto cambia la società
e soprattutto quanto, essendo madre della tecnologia, cambia il mondo. E quindi, d'accordo qui a Torino con la Compagnia di San Paolo e il professor Profumo, che quando gli ho parlato del mio progetto, ho visto gli occhi che si accendevano. E se tu non hai gli occhi che si accendono, non puoi fare questa cosa qui. Professor Profumo è stato rettore del Politecnico di Torino, è stato presidente del CNR, è stato ministro della scienza e dell'educazione ed è stato ed è anche presidente della Compagnia di San Paolo, quindi era la persona veramente adatta. Lui ha creduto in questo progetto e lo stiamo portando avanti. In cosa consiste? Allora ho detto, riuniamo 400 giovani, i migliori, metà del Politecnico e metà degli licei torinesi, quelli che hanno i voti migliori, non solo, ma quelli che si impegnano a fare, a studiare anche fuori dai loro studi quotidiani. Quindi fare un corso esterno. E così è stato fatto. Già da ottobre, 30 lezioni, accorpate due alla volta, si sono svolte con dei professori straordinari, non persone che provengono dal mondo della scuola, ma dalla società. Vi faccio qualche nome, è venuto, anzi verrà la settimana prossima, Raffaele Cantone, che era dell'anticorruzione, Giuseppe De Rita, Romano Prodi sono venuti, Silvio Garattini, Cingolani, sì. Tutti scienziati, è venuto un filosofo dell'informazione da Oxford, divertentissimo e bravissimo, il vicepresidente della IBM Europa, persone che lavorano, il ragioniere generale dello Stato, che è quello che si occupa di debito pubblico, perché lì dentro i temi saranno non la matematica, certo. La biologia, questo non c'entra niente, saranno l'innovazione, l'intelligenza artificiale, l'ambiente, la globalizzazione, la demografia, eccetera. Cioè cose in cui questi ragazzi si troveranno immersi. Sai, quando si dice 2050, ma chissà che... Questi giovani che vanno a scuola adesso, nel 2050 avranno 50 anni. Quanti anni hai? Io neanche, figurati. Io ne avrò 50 nel 2050, senz'altro. Ma ce l'hai già 50? Quasi. Ecco, quindi nel pieno dell'attività lavorativa, nel pieno anche della capacità produttiva, e ci sarà un mondo complicatissimo. La longevità messa insieme alla denatalità, cioè queste solo due cose, sballano completamente la struttura della società. La spesa sanitaria, l'immigrazione, cioè ci sarà una società completamente diversa che dovrà sfidare il mondo, a cominciare dai grandi paesi asiatici, i quali in silenzio stanno preparandosi veramente a queste cose. Io conosco una ragazza che è andata a fare un trimestre di liceo a Singapore, prima della classe lei a Zurigo, quindi tedesco, dice, ma là sono matti, studiano in modo che neanche a Zurigo si studia. Allora noi prendiamo troppo sotto gamba tutto questo, pensiamo al pezzetto di carta, ma lì si formano, so, decine di milioni di ingegneri, per dire. E allora noi dobbiamo assolutamente cambiare registro. Quindi questa iniziativa, che è piaciuta molto a altre università, adesso si farà anche all'Università di Roma a Tor Vergata, la città della scienza a Napoli,
probabilmente dall'Università di Trento, e altri che si stanno interessando, perché questo è un modo per preparare una nuova classe dirigente, perché questi 400 ragazzi che sono i più bravi a scuola e hanno scelto di studiare in più queste cose, hanno qualche margine in più, e quindi saranno persone che nella società di domani avranno un ruolo, se non altro di opinione pubblica informata. Ecco, perché queste cose tu non le trovi né in televisione, non le trovi. Quali dibattiti si fanno sulla denatalità, sulla demografia, sull'educazione e su mille altre cose? E allora è un modo per anche creare tra loro un'interazione, perché questi ragazzi che si conoscono, che si frequentano durante l'anno, avranno modo poi anche di avere relazioni in seguito. Naturalmente non bisogna lasciare fuori nessuno. Queste lezioni vengono fatte in streaming, quindi chiunque le può vedere. Tutti gli altri decine di migliaia di studenti universitari del Politecnico, e sono mantenute in un archivio e si possono richiamare. Quindi in qualunque momento chiunque può vedere o rivedere queste cose. Quindi è un modo veramente nuovo di aiutare i giovani a capire il mondo, perché né i giornali, né tantomeno il web, né l'informazione danno queste cose. Quindi io spero che questa cosa vada avanti. È una tua, è da una tua idea è nato tutto questo. È un altro figlio. Senti Piero, tu naturalmente qui sei in Italia, insomma sei il papà della divulgazione scientifica, e a volte non tutti hanno chiaro di che cosa effettivamente fa la divulgazione, quali sono gli scopi della divulgazione, secondo te? Non è quello di informare una persona e renderla completamente edotta di un argomento, no? Il lavoro del divulgatore non è come quello dell'insegnante. La scuola deve insegnare le materie, anche noiose. Anche lì c'è sempre un dibattito, scuola, licei classici, licei scientifici. Io ho fatto il liceo classico, ho recitato tanti di quegli aoristi in greco, che però secondo me erano anche utili, ma come palestra, come fai fare sollevamento pesi. La scuola non deve essere utilitaristica, deve aprire la mente, naturalmente allenare la mente, ma anche dare i grandi parametri, sapere dove collocare nelle caselle, perché questa è la cosa più importante. Quando tu senti una notizia devi sapere dove metterla. Questo io credo che per me è stata, in tutta la mia vita, che ho scritto tantissimi libri, incontrato persone, cioè, era quella di capire i contesti e il quadro. Quindi quello è importante, anche se a volte è noioso. Ma invece il lavoro del divulgatore è quello di creare una mentalità scientifica, una cultura scientifica, che è diversa, che la scuola non dà, o magari qualche professore sì, ma non è nel programma. Ti dicono, ma no, non c'è il programma, pagina no, non c'è. E allora, mentre questo è la base, e direi non solo nella scienza, ma anche nel capire l'economia. Io sono stato tallonato dal dottor Alfredo Ambrosetti, che è quello che fa a Cernobbio ogni anno quei grandi meeting con economisti, politici, per fare un quadro di quello che succede nel mondo e fare possibili previsioni, perché facessimo insieme un programma di economia in televisione, cosa difficilissima da fare,
perché soprattutto su Rai 1 e soprattutto in prima serata. E siamo comunque riusciti a fare 14 programmi di economia in prima serata su Rai 1, ma fatti in un modo molto particolare. C'ero solo io che raccontavo le cose, durava 20 minuti soltanto, ed era fatto con animazioni e i cartoni animati di Bozzetto, che poi lui utilizzò per i corsi aziendali di dirigenti, perché le cose era spiegate in modo divertente, ma corretto. Non solo, ma io in quell'occasione, e torno qui alla cos'è la divulgazione, nell'economia io dissi, guardi, io faccio volentieri questo programma, ma lo faccio prendere come taglio come la tecnologia cambia l'economia. Ed effettivamente è stato fatto in questo modo. Pensa alla cosa curiosa, che lui mi ha detto, benissimo, io le preparo un panel stellare in cui lei interagisce in modo che si informa bene. E anche lì conta il metodo. Quando tu fai questo mestiere di giornalista, devi saper porre le domande giuste alle persone giuste, che sono le fonti giuste. E lui mi diede le fonti migliori. Noi ci riunimmo per 4 weekend all'Hotel Ambasciatori a Roma con il seguente panel. Silo Slabini, Paolo Savona, Giuseppe De Rita, Ambrosetti, Umberto Colombo, poco conosciuto ma personaggio straordinario. E io facevo continuamente domande, loro rispondevano, interagivo, io prendevo nota. Alla fine ho fatto questo libro, prima il programma e poi il libro, e poi lo facevo rivedere. E allora lì mi si è aperta ancora più la mente. Quella per me è stata un'esperienza molto importante. E quindi la divulgazione, Qualche economia si chiamava questo libro, è arrivata un po' dappertutto, anche nelle aziende, perché anche quella era scritta in modo semplice. In proposito, vorrei raccontarvi un episodio divertente. Quando scrissi il mio primo libro, che si chiamava L'uomo e la marionetta, e che parlava del condizionamento sia genetico, perché noi abbiamo dei geni che ci condizionano, sia ambientale, cioè educativo, e quindi i fili che ci fanno muovere. Mi scrisse una signora da Varese dicendomi, guardi, siamo del 1972, e dice, senta, io devo dirle, la devo ringraziare, perché finalmente ho capito, perché prima i libri che leggevo a un certo punto diventava nebbia. Invece solo ho capito tutto perché è scritto in modo piacevole e scurrile. Allora, io risposi a questa signora e lei mi rispose e mi spiegò che non avevo potuto andare al di là della quinta elementare perché la famiglia non aveva i soldi per poterlo fare, dovevo andare a lavorare, faceva l'infermiera, ma era curiosa, era intelligente. E lì ho capito che c'è un largo pubblico che può accedere alla conoscenza se tu gli dai la chiave giusta per entrare nella stanza del sapere. E allora tu hai bisogno di persone che quando fai... Pensa, io ho scritto 38 libri, tutti diversi uno dall'altro, e ogni volta ho dovuto studiare io prima, perché rendere semplici le cose vuol dire averle capite. Se non hai capito, non puoi divulgare. Io ricordo... Io ricordo...
dei primi tempi che ero a Bruxelles, facevo corrispondente lì anche per la televisione e per la radio. Io la sera arrivavo al collegamento, dovevo sempre dire qualche cosa alla radio e non c'era niente da raccontare, perché allora erano cose che non succedeva niente. E arrivavo lì con l'angoscia, sia perché non succedeva niente, sia perché non conoscevo agli inizi abbastanza questi meccanismi per poter divulgare. E quindi mi tenevo sulle generali. E quindi ho capito che se non conosci bene la materia, non riesci a spiegare. Se prima non la capisci tu, sì. Quindi questa è la divulgazione. Anche per quanto riguarda la politica. Io ho scritto un libro, A cosa serve la politica? Beh, se ci pensate, qui noi lo vediamo anche, siamo in piena campagna elettorale, o quasi. Costante. Sì, costante, permanente. Ma abbiamo l'impressione che se cambi maggioranza, se cambi personale politico, che se metti altre persone, oppure le cose vadano meglio e il paese giri meglio, e che sia la politica a creare ricchezza. La politica non crea ricchezza, non l'ha mai creata. Nel corso dei secoli, dei millenni, la gente è sempre rimasta povera, analfabeta, malata, una vita grama e breve. Perché? Perché bisogna lavorare nei campi, chi nati in due. Quando c'è stata l'Unità d'Italia, 70-80% dei nostri nonni, dei bisnonni, erano contadini. Oggi nei campi c'è il 4%, in America l'1%. Allora, cosa cambia? Quando c'è qualcuno che inventa il modo di far girare una ruota. Perché è vero che la ruota è stata una grande invenzione, ma far girare la ruota è stata una questione molto più grande. E quindi quando tu trovi uno che inventa un motore e comincia a far girare una ruota, poi 100, 1000, 10.000, 1 milione di ruote, ecco che è la moltiplicazione dei pani e dei pesci. Non c'è più bisogno di stare nei campi, perché c'è poca gente che produce per tutti. Non c'è più bisogno di stare in fabbrica, perché gli oggetti vengono costruiti dalle macchine, sempre più. E così via. Oggi siamo arrivati al fatto che il terziario, cioè quel settore dove vanno le persone che non producono né oggetti né cibo, si sta meccanizzando e automatizzando e crea o rischia di creare nuove disoccupazioni. Quindi un mondo nuovo che sta cambiando. L'intelligenza artificiale, che poi ha un nome così un po' sensazionale, in realtà è una cosa un po' semplice, big data, sono cose che si stanno andando avanti. Ma tu pensa Amazon, cioè il commercio elettronico, tu non vai più un negozio a scegliere la merce, la scegli via internet, te la portano a casa. Non per tutto vale questo, ma tutti i negozi che vendono tantissime cose, alcuni no, sai, quelli che vende frutta e verdura sotto, certamente no, però già hanno chiuso sportelli, chioschi, i giornali hanno dimezzato le vendite. C'è tutta una fascia di esecutori di lavori, ma persino gli studi ad avvocato. La ricerca, se la fai su internet, è molto più rapida e ha bisogno di meno gente. Insomma, dobbiamo prepararci a un mondo nuovo. E anche qui bisogna divulgare. Qui, vedi, questa iniziativa del Politecnico del San Paolo, si uniscono perché e da un lato c'è la divulgazione, c'è la capacità di leggere anche il web e il fatto di
leggere cose nuove. Io ho notato che quando mi è capitato, per esempio per l'economia, di fare questo libro, prima non leggevo le notizie sui giornali di economia, sì, così, quelle più importanti. Adesso vado a vedere delle cose anche minori, perché ho capito dove si vanno a inserire nella casella e possono fare un effetto leva. Ecco, quindi questa poi è la cultura. Noi abbiamo una cultura che è molto orientata verso il passato. A scuola, io, ma penso un po' tutti voi, abbiamo studiato cose del passato, la storia, storia della filosofia, storia dell'arte, greco, latino e poi le materie scientifiche, non la scienza. Ma non abbiamo niente, non siamo attrezzati per capire non tanto il mestiere che devo fare, perché poi mestieri, certo, ci sono quelli che ti danno più prospettive e altri meno, ma si dovrà cambiare mestiere per tanto tempo. Persino io che sono rimasto sempre nella stessa azienda, fedele alla RAI come servizio pubblico, ebbene il mio lavoro è cambiato tantissimo in tutti questi anni. Mai avrei saputo prevedere di 10 anni in 10 anni cosa avrei dovuto fare. Quindi sarà un mondo in cui bisogna essere sempre con le antenne e quindi non solo l'informazione ma la formazione permanente. Quindi c'è largo spazio per chi sa per insegnare agli altri. Bene, noi siamo ormai in conclusione, possiamo dire che tu sarai alle 16 in un altro spazio, che ora non sarà possibile firmare le copie del libro proprio per motivi tecnici. Alle 14.30 invece vi diamo appuntamento nello spazio Super Festival per presentare il Festival del CICAL che faremo a settembre all'Università di Padova con il Comune. 3 giorni di immersione con grandi divulgatori, scienziati, ricercatori e tanti altri. E Piero, tu hai un ultimo messaggio da lasciarci? L'indirizzo del CICAP. L'indirizzo del CICAP, mi sembra un'ottima idea. Che è molto semplice, se voi andate su internet e cercate CICAP, proprio Como Imola, Como Ancona Palermo.org, trovate il nostro sito, trovate tutto quello che vi può servire. Grazie, grazie Piero, grazie a voi e grazie a lei.